Allora, oggi al nostro Hot Corner qui a Roma sono felice di avere, posso dire, una no, non si dice persona, non è professionale. Stefano Lodovichi, regista, che noi seguiamo sempre, che adesso addirittura ha due progetti in corso, di cui però praticamente non può dire assolutamente nulla, per Tutto cui top star zitto, fa un film. Cosa puoi, i titoli puoi dirli però. secret. Sì, allora, il Allora, primo è vai. un film prodotto dalla Kired che si chiama La Stanza, The E Guest Room. la stanza è già in post-produzione, Sì. cioè è già, diciamo, alla fine del suo viaggio produttivo, Sì, lo diciamo, stiamo chiudendo in questo momento, siamo in post-produzione. È un film con Guido Caprino, Camilla Filippi e Edoardo Pesce. Un film tutto quanto ambientato in un appartamento durante una tempesta, un temporale pesantissimo. è un semi-horror? No, come lo È definiresti? diciamo, è un thriller psicologico con vari twist interni di varia natura, vario genere. Andiamo dall'horror al forse anche sci-fi, diciamo. Ah, Però ah, non voglio dire, come uno dice esatto, tu sci-fi, stai. pensa, arriva un UFO, arriva Non dovevi un. dire niente, adesso stai Ho già detto tutto, praticamente. Però va non puoi dire quando uscirà. bene. No, non posso dirlo, perché comunque sì, cioè è questione di pochi giorni e verrà. La Criada dirà tutto quanto riguardo a tutto il piano di Però promozione. diciamo che entro pochi mesi dovremmo Sì, vederlo. Ok, perfetto. sicuramente. Invece l'altro progetto deve ancora partire, partirà a novembre, e si chiama, è una serie. Sì, E serie si TV. chiama, possiamo dire, no, possiamo dirlo, Sì, sì, no, è stata questo ufficializzata, è sì. uscita, È una serie che si chiama Christian, prodotta dalla Kired per Sky. Ed è. Anche questa c'è sempre Edoardo Pesce, che è il protagonista della serie. E, è una serie molto particolare perché potremmo catalogarla come Supernatural, più o meno. Ok. Però è molto più particolare perché è ambientata nell'estrema periferia romana. Ma è una periferia che non è proprio quella che abbiamo già visto, per esempio, con Romanzo Criminale, Suburra. È una cosa un po' diversa. È un piccolo mondo un po' particolare che abbiamo ricreato tutto nostro. Partendo da un quartiere reale, abbiamo però cercato di amplificarlo per creare quella che chiamiamo una piccola città palazzo, un Ok. luogo di immaginazione che si ispira però alla realtà, dove vive la nostra comunità, vive Edoardo, questo suo personaggio, il personaggio di Christian, e che si troverà a vivere varie vicissitudini molto particolari, in un tono tra il divertente, il dramma, l'oscuro e l'action. Ma quanto è difficile però adesso, visto che siamo in un momento, diciamo, un po' particolare per usare un eufemismo, Certo. parte qualcosa a novembre, in questo momento cosa c'è? Comunque la tensione, l'ansia del. Perché comunque i set, no, diciamo, sono poi in realtà luoghi molto sicuri dove venite tamponati, venite controllati, però. Sì, penso che sia uno dei settori più Sì, controllati. esatto. Penso sia stato non soltanto un caso di positivo negli ultimi mesi. È una situazione molto complicata, ovviamente legata a tutte quelle che sono le varie decisioni che vengono prese a livello regionale, oltre E che certo. internazionale, e ti obbligano un po' a cercare di guardare il più avanti possibile, cercando di pensare anche quando fai il piano di lavorazione, cioè come gireremo, pensare ok, questo ambiente dobbiamo riuscire a farlo prima che possa succedere qualche cosa, prima di eventuali peggioramenti. È un po' un terno al lotto. Quest'estate il film, per Esatto, esempio, anche che abbiamo perché non dipende fatto, poi da nessuno, cioè. no, non è controllabile, è veramente poco preventivabile. Puoi soltanto cercare di immaginare lo scenario peggiore cercando di tutelarti bene, quindi facendo tanto controllo, attenzione, distanziamento, tutti quanti con le mascherine. Il film che ho fatto quest'estate, per esempio, La Stanza, è stato super controllato. Eravamo in un teatro di posa, pochissima troupe Perché l'hai veramente girato ridotta. interamente post-lockdown? Sì, è tutto un'estate, Ah, luglio-agosto. ok, Poi quindi. è stato possibile perché la durata delle riprese è stata molto breve, 3 settimane, che è veramente pochissimo. E tutto in interni, quindi Tutta in praticamente. interni, tutta controllata, 3 attori e basta, quindi era tutto veramente gestibilissimo. E infatti è andato tutto Tutto filato. liscio. Una serie come quella che stiamo per fare, Christian, è una serie molto grossa, tantissime comparse, anche scene di massa. Certo, e lì è difficile anche la Lì, gestione sì. totale. Ovviamente salgono tutti i costi, tutti i prezzi che riguardano anche ovviamente il controllare per mettere tutti quanti, in particolare gli attori, perché il cast, gli interpreti sono quelli che rischiano veramente di più, Certo. perché ovviamente recitano senza mascherina. E quella che raccontiamo noi non è una storia che è legata al Covid, quindi non è che hai personaggi che raccontano, la nostra storia è slegata, quindi mascherine e tutto quello che è successo nella Oggi nostra no. realtà, Non non c'entra c'è lì, assolutamente nulla. no. Senti, quant'è più facile oggi fare regista o quando hai iniziato o c'è più, ne parlavamo anche prima, come quando c'è il mestiere, no? Uno riesce a gestire meglio, però anche dall'altra parte perdi magari in questo.
quello che avevi all'inizio o no? Oppure cioè, ti diverti di più oggi? Allora, per iniziare sicuramente penso sia più semplice adesso. Vedo comunque guardando l'età media degli esordienti è scesa sì, molto. Vero. Ed è una cosa veramente bella perché quando ho fatto il mio primo film a quadro avevo 29 anni ed ero considerato molto giovane. Ed è stato in quel periodo di 2000, intorno al 2010, fino al 2013, certo, in cui veramente si considerava esordiente un quarantenne. Oggi gli esordienti sono tanti e sono tutti sotto i 30, giovane, è una cosa veramente molto bella. Da questo punto di vista penso sia più semplice. Sicuramente l'arrivo delle piattaforme ha aumentato la richiesta. Aumentando la richiesta ha messo i giovani creativi nella possibilità di raccontare più storie e questo è si è proprio ampliato il bacino. Sì, diciamo, è una cosa sicuramente positiva. Senti, qui a Lotco mi piace molto parlare anche di cinema. Chi sono i tuoi preferiti, il tuo regista preferito? Vabbè, devi sceglierne uno, altrimenti vieni squalificato a vita e non puoi più girare film. Vabbè, però vado sul banale, Spielberg. Banale per... Però no, dai, allora dici perché Spielberg, qual è il tuo film preferito di Spielberg? Allora, Spielberg perché secondo me ha saputo raccontare un certo tipo di generazioni, di ragazzi che avevano voglia di crescere vivendo avventure straordinarie, avventure differenti. Secondo me questa è un po' la base del cinema, ovvero far provare allo spettatore l'esperienza più bella possibile. Anche lontano dalla realtà, ma perché questo è quello che vogliamo. Quando certo, tu guardi un film è immedesimarti in quello che vivi, in quello che vedi. Immedesimarti in un'avventura ai confini della realtà è un qualcosa che secondo me tutti noi proviamo qualche volta. E sicuramente Steven Spielberg è stato quello che è riuscito a coniugare di più un certo tipo di fanciullino che ti portavi dentro a tensioni verso l'infinito. Dovessi dirti un film, incontri avvicinati al terzo tipo. Questa è una scelta più originale. È il mio film. Questa è una scelta originale, perché di solito si dice o E.T. o certo, Schindler's List. Ma tu quindi anche lo Spielberg più maturo ti piace anche? Beh, secondo me è sempre un maestro. Sicuramente forse ha perso quella spontaneità che ha un giovane regista. Vabbè, ma è normalissimo, insomma, però non ha fatto per esempio il cammino di Tim Burton, che secondo me dove è arrivato per esempio a fare Big Fish penso sia il suo apice di maturità. Poi però si è adagiato su tra remake di alta qualità, per carità, tra remake e film aveva perso un po' quello slancio del giovane storyboard artist della Walt Disney. Ha deciso di fare regista blockbuster a un certo punto. No, invece c'è sempre questa voglia di trascinarti in qualcosa di incredibile, e Incontri avvicinati lo rappresenta bene, cioè proprio la storia di persone che vogliono credere in qualcosa di incredibile, e questa è un po' la chiave che un po' mi spinge ad andare a fare un certo tipo di percorso. Tra l'altro con l'apparizione del grande François Truffaut. Ultima domanda, è un film che consigli ai lettori di Otcon di recuperare, un film poco citato, un film che tu hai visto e tu hai detto beh, però vedi questo qui invece dovrebbero vederlo invece che vedere tante cose, perché poi è una nostra piccola ossessione, perché ci sono tanti grandi film che o spariscono, per esempio non so se hai visto Wildlife di Paul Dano, che è un grandissimo film, no, che è poco citato, molto bello. Più incredibile allora dovessi dirti amo il cinema orientale e mi verrebbe da citare o il cinema di Takashi Miike, che secondo me è veramente un grande, e siccome sono amo il cinema pop con esplosioni anche di violenza. Dacci un titolo. Vediamo Ichi the Killer, sicuramente un gran film. Oppure Old Boy, però è già conosciuto. Sì. Vediamo, se no che ti posso dire, sono così tanti i film da recuperare. Comunque Takeshi Mike ci consigli. Figo lui. Va bene, Takeshi Mike, allora Stefano Lodovichi consiglia Takeshi Mike. Sarà il nome di una nuova rubrica, Stefano Lodovichi consiglia Takeshi Mike, e ogni puntata... Vai, ne parliamo di un film. Esatto, no? Così. Perché tanto non smette, ne faranno uno o due all'anno. Infatti. Lui. Stefano Lodovichi all'Hot Corner, poi ci aggiorni su tutte le prossime uscite. Ciao, sarete i primi. Grazie Stefano. Grazie a te.